le categorie chi è escluso da questo piano straordinario di immissioni in ruolo, sono molti, appartengono tra queste categorie quegli insegnanti che hanno magari insegnato non per 3 anni nel Servizio Nazionale di Istruzione, in particolar modo nelle scuole statali, ma hanno lavorato proprio nel Sistema Nazionale di Istruzione, quindi nelle scuole paritarie, nelle scuole comunali, ma anche nei percorsi FP di formazione professionale. Ecco, tutti coloro che hanno lavorato in questo Sistema Nazionale di Istruzione, purtroppo, nonostante siano abilitati e inseriti in prima fascia delle GPS, non possono concorrere alle immissioni di ruolo. Stiamo parlando di quasi la metà dei candidati inseriti in questa prima fascia, e questo è veramente ingiusto, così come ci sono tutti coloro che hanno lavorato su posti di sostegno, dove normalmente il posto di sostegno, il servizio prestato sul posto di sostegno equivale al servizio prestato sul posto comune, e invece nel decreto espressamente in una nota richiamata si nega questa valutazione del servizio. Quindi è un paradosso, anche chi ha lavorato nel sistema statale di istruzione sul posto di sostegno non ha riconosciuto questo servizio sul posto comune, quindi non può presentare la domanda. Ecco, allora, rispetto a tutte queste casistiche, è come anche di chi per esempio ha fatto solo 2 anni di servizio, o solo 1 anno di servizio, o ancora non l'ha fatto ma è abilitato. Allora, tutti costoro, stiamo parlando di quasi 10.000 persone su 20.000 iscritti in prima fascia delle GPS, non possono partecipare al piano straordinario di assunzione, nonostante l'inserimento in questa fascia delle GPS gli permetta di poter avere le supplenze. Tutta questa norma quindi è illogica, è irragionevole, è una norma che tra l'altro non risolve quanto denunciato in sede di Comitato Europeo dei Diritti Sociali, quindi è una norma che va impugnata, ma per impugnarla bisogna presentare la domanda, quindi invitiamo tutto il personale che è inserito in prima fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze delle GPS, lo invitiamo a presentare domanda cartacea qualora non abbia questo servizio di 3 anni nella scuola statale su posto comune. Per noi è molto importante. Tra queste persone, per noi devono essere inclusi anche coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso straordinario, anche se non hanno servizio, idoneo alle selezioni del TFA sostegno, per esempio sui posti di sostegno, o ancora coloro che erano nelle GAE in prima fascia, nella terza fascia delle GAE, erano stati immessi in ruolo, sono state cancellate dalle GAE, per esempio penso ai diplomati magistrali che hanno diritto a inserirsi in prima fascia, o ancora coloro rispetto a che sono risultati idonei all'ultimo concorso straordinario. Quindi sono tutte categorie, anche quelli che hanno fatto domanda di inserirsi negli elenchi aggiuntivi e magari hanno ricorso perché gli è stato negato questo inserimento. Allora, tutte queste categorie devono presentare però la domanda cartaceo entro il 21, lo ricordo, e ricorrere parimente per aderire ai ricorsi che ANIEF sta presentando con i suoi legali in convenzione al fine di maturare il diritto a un'immissione in ruolo che altrimenti verrebbe negata.